Grazie. È iscritta a parlare la senatrice Stefani, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Discutiamo qui di un disegno di legge su una figura di matrice anglosassone, infatti è più conosciuta come whistleblower, difficilmente anche traducibile in italiano. Come si legge infatti dal titolo, si parla di autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui si viene a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Ora, già inserire nel nostro ordinamento delle figure che appartengono a altri ordinamenti già implica delle difficoltà, perché ovviamente come tutti i nuovi istituti, anche magari non ben caratterizzati, rischiano appunto di trovare dei terreni di prova forse più sperimentali che quant'altro. Non esistendo infatti questo corrispondente, ovviamente è una matrice che dovrà studiare, la studierà l'esperienza, la giurisprudenza e la pratica poi effettivamente come potrà inserirsi bene o male inserirsi all'interno del nostro ordinamento. Di certo, se si traduce immediatamente da whistleblower cosa significa? Sembra quasi etichettare il segnalante quasi con un marchio di infamia, come spesso magari un certo tipo di cultura così può essere inteso. Il denunciante può essere visto anche come una sorta di traditore, di spia. E di certo chi segnala è visto con diffidenza da dirigenza e colleghi. Ma forse la normativa aveva un obiettivo, che era quello di chiamare il dipendente ad essere, configurare un nuovo modo di essere le dipendenze. Dovrebbe essere la segnalazione in sé, dovrebbe essere un modo per richiamare l'attenzione su un fatto, di denunciare, di mettere in evidenza quelle che sono delle condotte illecite, soprattutto quando si parli questo di corruzione. È ovvio che l'obiettivo che vorremmo tutti è ricondurre tutta la nostra società su binari di perfetta legalità, e la legalità spesso deve essere conservata a tutti i livelli, all'interno sia di strutture pubbliche che di strutture private. E va da sé che rileva, come si è rilevato, quella che è la posizione del denunciante. Sicuramente il denunciante si ritrova in una situazione anche di fragilità, perché magari o per un verso non vuole creare dei problemi ai colleghi, sia magari per un verso perché può temere delle ritorsioni. Però ricordiamo che se si volesse parlare solo di dare una tutela denunciante, bene, questa tutela già esiste nel nostro ordinamento, già è prevista. Infatti il disegno di legge non va altro che a incidere e modificare quella che è una normativa esistente. Di certo, ma questo va detto perché non occorre certamente nasconderci dietro a delle ipocrisie, è che esiste ancora, e sicuramente esiste, una diffidenza sull'ordinamento e sul sistema, magari ritenuti ma non idonei a coprire le spalle, passate questa espressione, a chi magari ha il coraggio di denunciare, ha il coraggio di far rilevare dei fatti. Però il testo di legge sicuramente ha delle difficoltà, presenta delle difficoltà, a noi ha sollevato anche delle perplessità. Grandi perplessità anche sulla posizione dell'anonimato o il rafforzamento di quella che è la posizione dell'anonimato. Stiamo parlando sicuramente di situazioni molto difficili. Come si dice, questo disegno di legge va a incidere anche su quelli che sono dei principi che strutturano la procedura penale e il diritto penale. La procedura penale dove esiste un segreto istruttorio. Prevedere qui delle modifiche, dei vari tempi, di modalità, ad esempio di assicurazione dell'anonimato a seconda di qual è il soggetto al quale si denuncia il fatto, sembra anche questo delle ipotesi che a volte diventano un po' faraginose, un po' è sempre questo cattivo modo di fare legislazione al quale l'Italia forse è abituata da troppi anni. Sicuramente la ricerca, soprattutto della lotta la lotta alla corruzione, e ricordiamo che purtroppo è un fenomeno che nei nostri anni si considera ancora diffuso.
è tristemente diffuso e la corruzione è uno degli episodi che vanno anche ad appesantire non solo il sistema penale, ma va a appesantire anche i sistemi privati e pubblici, perché vanno proprio ad alterare anche un insieme del sistema stesso della concorrenza. È qualcosa di sbalorditivo come l'effetto della corruzione possa venire a incidere sui costi di un'opera. Ma stanno diventando anche dei costi sociali, perché nel tentativo di combattere questi fenomeni si arriva ad inserire sicuramente delle forme di autotutela, di burocrazie, che poi a volte vengono a agevolare per certe volte i criminali, perché nella lettura di una norma è facile trovare magari la scappatoia, e rischia di andare invece ad appesantire la situazione dell'onesto nel momento in cui lavora e si trova in una situazione magari di maggiore difficoltà, di maggiore burocrazia, di maggiori carte da fare per dimostrare la propria onestà. Signori, la posizione del denunciante è ovvio che deve avere assolutamente, ha un rilievo nel nostro ordinamento, perché la migliore prevenzione è il controllo del cittadino nei confronti di quello che è l'attività anche del pubblico o anche del privato. Il controllo fra noi stessi deve essere un controllo che può avere degli obiettivi positivi, può sortire anche degli effetti positivi. È una sorta di controllo reciproco, una forma di controllo sociale. Ma da questo bisogna stare attenti a non cadere all'opposto su una ricerca della strega, è una forma di inquisizione interna dove tutti sono contro tutti e dove delle volte gli obiettivi trascendono da quello che è la ricerca della legalità, ma magari soltanto la ricerca di situazioni anche di tipo personale. Quindi noi qui continuamente insistiamo e non neghiamo di quella che è la necessità assoluta della trasparenza dell'attività pubblica come dell'attività privata. Ma ci sono purtroppo in questo disegno di legge delle caratteristiche che purtroppo sono comuni a moltissime altre normative che magari hanno degli obiettivi positivi, ma che poi scadono su quelli che sono dei tecnicismi o un modo errato di fare legislazione. La qualità della legislazione è fondamentale e è stato rilevato più volte che la normazione così puntuale, borbonica, piena di incisi e di virgole, non rischia altro che a creare una fumosità e una problematica proprio sotto profilo interpretativo, consegnando poi alla magistratura una interpretazione che magari arriva in un momento tardo rispetto all'infamia e alla diffamazione che si può avere in un periodo antecedente, ovviamente quando viene denunciato il fatto, ovvero quando si avvia qualsiasi tipo di procedimento. Tutti sono su dei banchi degli accusati e si trovano indagati, inquisiti, messi alla berlina, rovinati in attesa di un responso magari da parte della magistratura che può avvenire tempo dopo, che magari per certi versi sana sotto profilo giuridico ma non sana sotto profilo sociale. Ma quello che ci domandiamo è l'adeguatezza di questo strumento per combattere il fenomeno. In realtà della norma dobbiamo trovare una forma di stabilità della norma. La norma non può essere continuamente modificata, cambiata, virgolettata, in modo da lasciare sempre adito, come si diceva prima, delle interpretazioni. E dobbiamo poi tenere conto, ed è un conto pesante che si deve fare soltanto ai posteri, sarà l'ardua sentenza se questa norma funzionerà o non funzionerà. Signori, c'è un potenziale conflitto fra un verso, fra le esigenze della stabilità del sistema, delle esigenze di tutela del segnalante. Vi sono purtroppo da una parte dei danni che si possono configurare veramente certi e immediati sull'immagine e funzionamento di un ente, sull'immagine e funzionamento di una ditta, sull'immagine e funzionamento di un'istituzione. E poi, a fronte di questo tipo di interesse, vi è l'altro dell'esito, delle volte incerto, di una procedura così come viene attivata. E bisogna capire se questa legge ha la capacità di dare un equilibrio a tutto ciò. E noi sotto questo profilo nutriamo dei dubbi. Ed è per questo che il gruppo della Lega Nord, in questa sede, su questo provvedimento, esprime un voto di astensione, che vuole essere un voto prudenziale, che vuole essere un voto che prima vuole capire come funzionerà una norma, perché qui, da come è letta, ci lascia molti dubbi. Grazie.